L'ultimo mese è stato ricco di novità scientifiche dal punto di vista fisico. Abbiamo visto una nuova foto del buco nero. Sappiamo che alcuni esperimenti potrebbero mettere in seria discussione il modello standard e direi anche finalmente. Parliamo delle ultime news subito dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Location diversa perché oggi abbiamo un nuovo format. Parliamo di news scientifiche, tutte le ultime novità dal mondo fisica. Ma bando alle ciance, iniziamo subito con le novità. La prima news di oggi risale a qualche tempo fa, al 24 marzo, e si tratta di una nuova foto a un buco nero. Nel 2019 la collaborazione Event Horizon Telescope aveva pubblicato la prima foto di un buco nero. La foto in questione del buco nero M87 è una foto che riguarda la luce polarizzata e ci dà tantissime informazioni sul buco nero e su tutta la teoria che stiamo, diciamo, ricostruendo attualmente dei buchi neri. Al momento quello che sappiamo è veramente poco, ci sono tantissimi misteri riguardanti i buchi neri. Sono sicuramente uno degli oggetti più misteriosi e affascinanti del nostro universo. Quello che però sappiamo è che i buchi neri emettono energia e materia e questi getti di energia e materia riescono ad arrivare anche a 5.000 anni luce dal buco nero. Quello che però non sappiamo è come funziona questo meccanismo che, tra virgolette, emette questi getti di energia e materia. La luce polarizzata in questione potrebbe aiutarci da questo punto di vista. Ma che cos'è la luce polarizzata? Noi sappiamo che la luce è un'onda elettromagnetica, in quanto tale ha un campo elettrico e un campo magnetico. Questi sono perpendicolari tra di loro, ma la loro posizione nello spazio può essere anche casuale o può essere determinata. La polarizzazione della luce è in quale direzione si trovano campo magnetico e campo elettrico. Vi faccio un esempio: la luce che è proveniente dal Sole è una luce non polarizzata. Campo elettrico e magnetico sono tra di loro perpendicolari sempre, ma la direzione di campo elettrico e campo magnetico può variare e la luce del sole ha tutte le direzioni possibili. Quando noi usiamo i filtri Polaroid, come occhiali, cosa stiamo facendo? Stiamo selezionando quale polarizzazione vogliamo avere, quindi magari quella con il campo elettrico perpendicolare davanti a noi, e eliminiamo tutto il resto e facciamo passare quindi attraverso i filtri che, determinano la polarizzazione della luce. Nell'universo la luce viene polarizzata quando si trova in presenza di una materia che ha dei forti campi magnetici. Il fatto che ci sia luce polarizzata intorno al buco nero fa intuire che ci sono degli intensi campi magnetici che deviano la luce in modo tale da rendere la luce polarizzata. Grazie alla foto della luce polarizzata siamo riusciti a ricostruire i campi magnetici intorno al buco nero, sperando magari di trovare informazioni che possano aiutarci a capire perché emettono questi getti luminosi di energia e materia. Ma adesso passiamo alla prossima news. Anche questa risale a qualche tempo fa, un paio di settimane fa circa. Sto parlando di un esperimento che è stato fatto al CERN in questi anni e si tratta di LHCb. Quando sentiamo parlare di CERN, di LHC, difficilmente sentiamo parlare anche di LHCb, che comunque è stato uno degli esperimenti che era programmato al CERN e che in questi anni ha lavorato in silenzio e che adesso ha portato fuori dei risultati che, qualora venissero confermati, potrebbero portare ad una nuova fisica. Prima di continuare e di discutere dei risultati, vi voglio fare una premessa. Con il bosone di Higgs abbiamo scoperto tutte le particelle esistenti e predette dal modello standard. Per il resto, il modello standard ha avuto negli anni moltissime conferme. Il modello standard è una delle teorie più forti che abbiamo perché ha a suo sostegno tantissime conferme. L'ultima proprio appunto il bosone di Higgs. Per quanto noi sappiamo che il modello standard sia una teoria molto forte da certi punti di vista, sappiamo anche che non riesce a spiegare tutti i fenomeni fisici in questo universo. In primis la materia oscura. Se tutti gli esperimenti confermano il modello standard, non si riesce a comprendere dove sta fallendo per poter costruire una nuova fisica, come è stato agli inizi del Novecento in cui c'era il corpo nero che faceva fallire, tra virgolette, l'elettromagnetismo classico.
e che quindi andava ricostruita una nuova teoria a partire da quel fallimento dell'elettromagnetismo. Quello che adesso cercano i fisici al CERN, al Fermilab, eccetera, è di capire se esiste almeno una predizione del modello standard non conforme, non uguale ai risultati sperimentali. LHCb potrebbe aver dimostrato proprio un fallimento del modello standard. Perché dico potrebbe? I dati analizzati suggeriscono un fallimento, ma questi dati non sono sufficienti per poter dire abbiamo fatto una scoperta. Prima di poter dire abbiamo scoperto, abbiamo bisogno di alcune conferme sperimentali abbastanza forti, però non voglio entrare nei, diciamo, dettagli del perché questa non è stata una vera e propria scoperta, ma che se confermata da altri esperimenti potrebbe essere una grandissima scoperta. Torniamo quindi al nostro esperimento LHCb. LHCb si è occupato in questi anni del decadimento di un mesone, il mesone B. Il mesone B è una particella composta da due particelle. Ora, non è importante che tipo di particelle sono, vi basti sapere che sono due quark. Perché è interessante il decadimento di questa particella? Il mesone B decade in un caone, in un elettrone e in un positrone. Non è però questo l'unico decadimento possibile per il mesone. Ci sarebbe un altro decadimento, il decadimento del mesone B in un caone, ancora una volta, però stavolta invece dell'elettrone avremo il muone e l'antimuone. Qual è la differenza tra elettrone e muone? Gli elettroni e i muoni fanno parte della stessa famiglia. Potremmo dire che l'elettrone e il muone sono fratelli e che il muone è molto più pesante rispetto all'elettrone. Questa è una differenza sostanziale tra le due particelle. Ma un'altra differenza sostanziale tra queste due è il sapore leptonico. Queste due particelle, come vi ho detto, sono gemelle e quindi sono entrambe leptoni, una categoria di particelle. La differenza è che uno è un elettrone e uno è un muone. Quindi l'elettrone avrà il sapore elettronico e il muone avrà il sapore muonico. Quello che noi sappiamo, secondo il modello standard, è che c'è un principio di universalità del sapore leptonico. Quindi, che cosa significa questo? Che ci deve essere una sorta di equilibrio tra il sapore leptonico elettronico e il sapore leptonico muonico. Secondo il principio di universalità del sapore leptonico, il mesone B dovrà decadere col 50% di probabilità in un caso in elettrone e positrone e in un altro caso in muone e antimuone. Quello che però è stato visto da questo esperimento è che probabilmente questa frequenza non è uguale e che il mesone B abbia una sorta di predilizione per il decadimento in elettrone e positrone. Questo però non troverebbe conferma nel modello standard. È qui che si potrebbe quindi costruire qualcosa di nuovo, quindi magari una nuova forza da includere nel modello standard per spiegare questa predilizione da parte del mesone B di decadere in un elettrone e in un positrone. L'ultima notizia di oggi si collega a questa notizia dell'LHCb. Anche questa collaborazione si occupa di trovare delle violazioni del modello standard, che diciamo in questo momento è diventato la vera e propria chimera dei fisici. La pubblicazione di questo risultato risale a qualche giorno fa ed è una delle più recenti scoperte. Anzi, nemmeno questa è una scoperta, perché anche in questo caso la confidenza dei dati non è sufficiente da poter dire che è una scoperta, ma è un avvicinarsi forse a una violazione del modello standard. Quindi né questa né la precedente sono vere e proprie scoperte, ma ci potrebbero dare indizi per violazioni del modello standard. Sto parlando di MuonG2. La collaborazione al Fermilab si è occupata di misurare il momento magnetico del muone. Il muone, così come l'elettrone, è una sorta di trottola. La trottola riesce a mantenersi in equilibrio, senza cadere, senza cedere alla gravità, anche quando l'asse non è perfettamente verticale. Questo perché la trottola genera un momento angolare che si oppone alla caduta, diciamo. La stessa cosa accade con il muone. Invece però del momento angolare abbiamo il momento magnetico. Se noi immergiamo il muone in un campo magnetico, in teoria si dovrebbe posizionare come una bussola, diciamo, quindi seguire il campo magnetico, ma proprio come la trottola, non segue il campo magnetico che
sta agendo su di esso, ma si posiziona sul proprio asse proprio in virtù del fatto che riesce a generare un momento magnetico, così come questo genera un momento angolare che gli impedisce la caduta. E quindi alla fine il muone non si posiziona come il campo elettrico, come una bussola. Quello che hanno fatto all'interno degli acceleratori del Fermilab è stato studiare il moto del muone, proprio come quello della trottola. Quello che hanno visto è che qualcosa non quadra, in particolare un fattore geomagnetico, da cui dipende la velocità di rotazione. All'interno delle trottole ci sono due moti. Uno è la rotazione, che è questa. Uno invece è la precessione, che è questa. I due moti dovrebbero essere sincroni, dovrebbero andare contemporaneamente. Quello che è stato visto è che questi due moti non sono perfettamente sincroni. Questa discrepanza del modello teorico e il modello dell'esperimento ci fa intuire che effettivamente c'è qualcosa che non funziona nel modello standard e che quindi c'è da riscrivere qualche teoria, qualche legge all'interno del modello standard. In questo momento nessuna, come vi ho già detto altre mille volte in questo video, è stata considerata una scoperta. Sono delle importanti conferme, perché in realtà questo esperimento è stato effettuato anche qualche anno fa con gli stessi risultati, ma ancora una volta i dati non erano sufficienti per poter affermare che era una vera e propria scoperta. Questo esperimento al Fermilab lo ha confermato e sono molto vicini ad una scoperta, ma non ancora abbastanza. Qualora fosse confermato da altri esperimenti, sarebbe una vera e propria rivoluzione per il modello standard. Questo era tutto per oggi. Fatemi sapere in un commento qui sotto se questo nuovo format vi è piaciuto e fatemi sapere se volete che approfondisca uno dei temi trattati oggi. Noi ci vediamo in un prossimo video.